Segna il debutto sul grande schermo dell'attore catanese Enrico Guarneri, noto al pubblico siciliano per il suo personaggio Litterio, il Cinepanettone 2015 firmato Filmauro. I protagonisti sono ancora una volta Lillo e Greg, al loro quarto film Sotto l'albero. Esce domani nelle sale cinematografiche italiane Natale col boss. Nel cast anche Paolo Ruffini, Francesco Mandelli, Giulia Bevilacqua e Peppino Di Capri, che interpreta il boss e se stesso. Natale col boss racconta la storia di due affermati chirurghi plastici, Dino e Alex, Lillo e Greg, specializzati nel cambiare la fisionomia dei loro pazienti a colpi di bisturi. Leo e Cosimo, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini invece, sono due poliziotti alquanto maldestri alla ricerca del pericoloso e potente boss della camorra, di cui però nessuno conosce il volto. Tra sbagli, imprevisti e colpi di scena, i personaggi si intrecciano tra loro. Il boss, per essere irriconoscibile e sfuggire alla cattura, aveva chiesto di assomigliare a Leonardo DiCaprio, ma qualcosa va storto, i due chirurghi fraintendono clamorosamente. Il fatto che la vocale è un po' strascicata nel partenopeo di Capri, lui ci dice Di Caprio, e noi capiamo già che siamo a Napoli che sarà Pino Di Capri, lo trasformiamo in Pino Di Capri. Lui, il boss, non si dimostra entusiasta di questo, anzi, quindi comincia ad inseguirci, noi scappiamo, ci diamo alla macchia, e però appunto sempre con alle calcagna gli sgherri del boss e anche due poliziotti che pensano che noi siamo collusi a nostra volta. Lillo, tutto nasce da un equivoco dunque? Sì, nasce tutto da un equivoco e ovviamente quello è il motivo scatenante per poi arrivare a una storia rocambolesca, cioè uno scappa-scappa come si definisce delle volte questo genere. Quindi sono i vari, c'è un inseguimento, ci siamo noi che andiamo per nasconderci, andiamo a finire in certi luoghi non proprio adatti a noi, tipo il carcere o tipo una riunione di, diciamo, ai vertici della mafia organizzata, e ci dobbiamo barcamenare, arrampicarci sugli specchi per uscirne vivi, e quindi da lì nascono ovviamente delle situazioni molto comiche. Poliziotti alle calcagna del boss, che però è aiutato nella sua latitanza dal commissario Zaganetti e Enrico Guarneri. Comicità ed equivoci danno vita ad un mix esilarante. Un commissario sui generis perché è corrotto e colluso con la malavita, quindi protegge il boss, ed è questo è foraggiato. Infatti il film comincia proprio così, si assiste allo scambio di una valigetta, droga, denaro tra il commissario Zaganetti e il boss, e in quel momento, proprio in quell'istante, il commissario riceve una telefonata da due suoi poliziotti, due suoi uomini, che gli stanno dicendo: siamo al porto e abbiamo inquadrato con i nostri binocoli il boss. Con lui c'è uno di spalle che non riusciamo però a riconoscere, ero io che ero appunto tutto infagottato, tutto urdetto. Del film, che è stato presentato ieri a Napoli, è di Wolfgango De Biasi, all'anteprima anche i due produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis. Un film pieno d'azione, pieno di novità, pieno di situazioni esilaranti, e quindi io sono convinto che il pubblico si divertirà, per cui è un film dove abbiamo innovato la formula, dove non siamo rimasti legati e attaccati al solito film che eravamo abituati a rivedere, a rivedere, a rivedere, a rivedere, a rivedere, in maniera quasi stantia, come se fosse veramente non un cinepanettone, ma il panettone rimasto dall'anno precedente. Natale col boss, dal 16 dicembre. Scappate al cinema.